Ciao a tutti ragazzi, sono Gianluca e benvenuti sul mio canale YouTube. Ben ritrovati e ben ritornati sul mio canale. Volevo ringraziare a tutti quanti per aver apprezzato molto il mio primo video. Mi ha fatto molto piacere leggere i vostri commenti sotto il mio ultimo video. Quindi ragazzi, eccoci qua con un nuovo video e un nuovo tutorial. Oggi ragazzi volevo spiegarvi come editare le foto alla Travis Scott. Tutti voi sicuramente conoscerete Travis Scott, ma sicuramente tanti di voi non conosceranno il suo fotografo personale. Il suo fotografo personale si chiama Race Corrupted Mind su Instagram. Se non lo conoscete andatelo a seguire, è molto famoso. Ha scattato per Travis Scott, Quavo, Lil Yachty e Playboi Carti. A parer mio ha uno stile che adesso fa veramente la differenza. Ha un look molto vintage ma al suo momento moderno, e quindi ho deciso di replicare l'effetto che usa nelle sue foto. Prima di iniziare però ragazzi, iscrivetevi al canale che porterò altri tutorial, e se conoscete altri fotografi o altri rapper di cui volete che io replichi l'effetto, scrivetemelo nei commenti e porterò un video a riguardo. Inoltre all'interno di questo video ci saranno due tutorial: un tutorial per Photoshop da computer e un tutorial per Lightroom Mobile. So che molti di voi non hanno la possibilità di avere Photoshop sul computer e quindi ho deciso di replicare lo stesso effetto all'interno di Lightroom Mobile. Naturalmente ragazzi ci saranno delle piccole differenze, io edito le mie foto da computer. Questo perché? Perché comunque sia la qualità delle foto è sempre più alta. Il Photoshop desktop mi permette di fare cose che attraverso il telefono non posso fare. Quindi ragazzi iniziamo subito e partiamo dal computer. La prima cosa da fare ragazzi è aprire il nostro file RAW. Perché utilizzo i file RAW? I file RAW sono dei file aperti. La differenza sostanziale che c'è tra un JPEG e un RAW è che le modifiche che io riesco a fare all'interno di un RAW non le riesco a fare su un JPEG. Mi permette di avere una qualità sempre elevata e di aumentare e diminuire le luci senza alterare la qualità della foto. Quindi andiamo subito sul nostro camera RAW. La prima cosa da fare è portare la temperatura verso un colore giallognolo. Aumentiamo l'esposizione, abbassiamo le luci, abbassiamo i bianchi e aumentiamo le ombre e i neri. Aumentiamo leggermente la texture e abbassiamo di poco la chiarezza. Apriamo l'oggetto e trasferiamoci su Photoshop. Eccoci qua su Photoshop. La prima cosa da fare è andare su regolazioni, correzione colore selettiva, selezioniamo i bianchi, aumentiamo il colore magenta e abbassiamo i neri. Selezioniamo neutri, aumentiamo i gialli perché Race nelle sue foto dà molto effetto giallo, quindi aumentiamolo su 30 e abbassiamo i neri. Spostiamoci sui neri e aumentiamo i magenta. Spostiamoci sui rossi e diamo un po' di rosso alla nostra pelle. Adesso trasferiamoci sui gialli. Qui ragazzi spostiamo il colore sempre sul colore giallognolo, quindi abbassiamo il colore ciano, giallo lo portiamo quasi al massimo e il nero lo abbassiamo leggermente. Adesso trasferiamoci sui verdi e aumentiamo il colore giallo. Abbassiamo ancora il contrasto spostando verso sinistra il nero. Abbiamo finito il primo passaggio. Adesso mappa sfumatura, doppio clic sulla sfumatura, clicchiamo due volte sul primo quadratino in basso a sinistra e selezioniamo un colore giallo. Spostiamoci sull'altro quadrato in basso a destra e selezioniamo un giallo più scuro. Adesso cambiamo il metodo di fusione in colore brucia. Abbassiamo l'opacità sul 10%. In questo modo ragazzi abbiamo dato ancora un effetto giallognolo, un colore dorato alla nostra foto. Adesso clicchiamo su tonalità saturazione, selezioniamo il blu, abbassiamo il blu fino a meno 30 circa e aumentiamo la luminosità. Selezioniamo magenta e aumentiamo la saturazione del magenta. Adesso ragazzi non ci resta altro che creare un po' di disturbo alla foto. Per farlo è molto semplice. Basta cliccare Command, Option, Shift e. In questo modo Photoshop creerà un livello superiore alla nostra foto. Questo ci permetterà di poter aumentare la grana senza intaccare l'effetto che abbiamo appena creato. Quindi andiamo su Filtro, Disturbo, aggiungi disturbo. Ricordiamoci di selezionare distribuzione gaussiana e monocromatico. La percentuale del filtro io la metto a un 8%. Come possiamo vedere all'interno della nostra foto abbiamo un effetto di disturbo. Fatto questo passaggio adesso andiamo a creare un effetto meno contrastato alla nostra foto. Per farlo andiamo su curve, creiamo un punto vicino all'origine e tiriamo su la nostra base. Adesso ricreiamo un'altra curva, selezioniamo un punto nel centro e un punto vicino alla base e adesso andiamo a tirare su verso l'alto il punto appena creato. Ultimo passaggio ragazzi, andiamo un'altra volta su correzione colore selettiva, neutri e abbassiamo il nero. Ragazzi adesso sto per svelarvi un segreto enorme, sto per svelarvi il formato perfetto per Instagram. Quindi ragazzi iscrivetevi al canale perché vi sarà sempre utile. Andiamo su strumento taglierina e scriviamo in alto a sinistra il rapporto 2399 per 3000. Questo ragazzi è il formato che utilizzo io su Instagram. È un formato che a parer mio è utilissimo perché un tempo si credeva che i post di Instagram dovessero essere quadrati, adesso invece vengono preferiti i formati verticali. Ma questo formato qui ragazzi è perfetto perché riesce a racchiudere l'intera dell'immagine tutta la foto. Andiamo a fare gli ultimi aggiustamenti ed ecco qua ragazzi la nostra foto
con l'effetto alla Travis Scott. Adesso creiamo lo stesso effetto all'interno di Lightroom Mobile. Sarà leggermente diverso, ho scelto due foto diverse proprio per questo motivo, per creare un effetto che sia bilanciato anche all'interno del mobile. Quindi ragazzi, telefono alla mano e andiamo a crearlo su Lightroom Mobile. Quindi ragazzi, una volta aperto il nostro Lightroom Mobile, la prima cosa da fare è importare la nostra foto. Una volta importata la nostra foto, possiamo creare il nostro effetto. Per creare questo effetto ragazzi è molto semplice anche sul telefono. La prima cosa da fare è andare su luce, curve, tirare su leggermente la luce e creare un altro punto qui vicino e aumentare leggermente la luce. Adesso spostiamoci su esposizione e aumentiamo l'esposizione della nostra foto. Abbassiamo leggermente il contrasto e abbassiamo le luci bianchi e aumentiamo le ombre, a sua volta i neri. Spostiamoci sul colore, temperatura la portiamo sempre verso un colore giallo, la tinta la portiamo verso sinistra, vividezza la portiamo anche questa verso meno 10, andiamo sul miscelatore, selezioniamo il rosso e abbassiamo la saturazione del rosso, abbassiamo la saturazione degli arancioni, abbassiamo la saturazione dei gialli, meno 15 va bene, la saturazione del verde la portiamo verso sinistra per un meno 80, la saturazione del colore celeste uguale, abbassiamo anche la saturazione del blu, del viola e del lilla. Adesso ragazzi stiamo creando questo effetto giallone alla nostra foto. Procediamo con effetti, aumentiamo la texture della foto, abbassiamo la chiarezza della foto per creare questo effetto di movimento all'interno della foto stile Travis Scott. Portiamo rimozione foschia verso sinistra e adesso clicchiamo in alto su divisione toni. All'interno di divisione toni cerchiamo di creare su luci e ombre un colore giallone. Per farlo tonalità circa a 3, è molto difficile farlo però comunque piano piano, e la saturazione a circa 5, va bene. Per quanto riguarda le ombre invece portiamo circa 43-19, all'incirca siamo su questi numeri. Ritorniamo sul punto medio, io punto medio lo alzo leggermente, sfumatura l'aumento verso il 54 più o meno, sempre per creare questo effetto vintage, e granulosità l'aumento fino a creare un effetto di disturbo molto elevato sulla foto. Andiamo su riduzione disturbo colore circa 50-46, va bene. Quindi ragazzi abbiamo creato anche qui il nostro effetto alla Travis Scott. Come vi ho detto ragazzi, non è lo stesso effetto che si può ricreare all'interno di Photoshop desktop, perché comunque sia la possibilità che abbiamo all'interno di Photoshop da computer è molto più elevata. Anche qui possiamo avvicinarci al suo effetto e provare così a personalizzare anche noi le nostre foto. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Vi ricordo ragazzi che se avete un rapper o un fotografo e volete io replichi l'effetto, basta che me lo scrivete nei commenti e porterò un video in cui cerco di replicare il suo effetto. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, un abbraccio, a presto.